find this really mind-boggling. This is something that happened 10 billion years ago. Se chiedi a uno scienziato come è iniziato l'universo, il Big Bang è la risposta più probabile. Il nostro universo, che è composto da stelle, galassie e una rete cosmica di struttura su larga scala separata da enormi distese di spazio vuoto, non è nato così e non rimarrà così per sempre. Invece l'universo si espanse e si raffreddò da uno stato caldo, denso, omogeneo, pieno di materia e radiazione, senza galassie, stelle o addirittura atomi al suo inizio. Tutto ciò che esiste oggi non esisteva 13,8 miliardi di anni fa, e tutto questo è stato scoperto negli ultimi 100 anni. Nonostante questo, ci sono una serie di fatti di cui la maggior parte delle persone, compresi molti scienziati, non sono a conoscenza. Quando si parla con scienziati e astronomi, una delle cose più eccitanti da sollevare è la questione Big Bang. Questo perché la teoria discute come è iniziato il cosmo in primo luogo. Tuttavia, l'evento che ha causato il Big Bang è ancora oggi dibattuto tra gli scienziati. Di conseguenza, il James Webb Telescope è stato incaricato di fare alcune scoperte sul Big Bang. Il JWST ha scoperto qualcosa di estremamente soddisfacente, ma non era quello che gli scienziati avevano previsto. Cosa ha scoperto il telescopio James Webb e come si inserisce nella teoria del Big Bang? Unisciti a noi mentre indaghiamo sull'allarmante scoperta fatta dal telescopio James Webb prima del Big Bang. Tutto è iniziato quando un astronomo ha notato una scoperta fatta dal telescopio James Webb. Quando l'astronomo Rohan Naidu ha avvistato la galassia che ha quasi rotto la cosmologia, era a casa con la sua ragazza. Stava guardando alcune delle fotografie inviate dal telescopio James Webb quando una di esse ha attirato la sua attenzione. Il telescopio aveva rilevato un oggetto sospettosamente grande che Naidu riconobbe. È precedente al Big Bang, rendendolo più vecchio di qualsiasi altra galassia conosciuta dalla scienza. È stata una scoperta sorprendente per lui e ha immediatamente convocato la sua fidanzata per guardare anche la luce delle stelle più lontane. Il suo equipaggio si è congratulato con lui per la sua scoperta e poi hanno iniziato a lavorare. Pochi giorni dopo, Naidu e i suoi colleghi hanno pubblicato un rapporto intitolato Glass Z13 sulla galassia appena scoperta. È stata una scoperta che ha sbalordito la comunità scientifica, perché nessuno si aspettava che il telescopio James Webb facesse una tale scoperta. Questa vecchia galassia è stata trovata solo poche settimane dopo l'entrata in funzione del telescopio James Webb. È stato un risultato enorme, perché se una tale scoperta potesse essere fatta solo con poche settimane dopo il lancio del telescopio, cos'altro potrebbe scoprire? Il JWST, il telescopio più potente ora in uso da scienziati e astronomi, è il successore del telescopio spaziale Hubble. È stato progettato per aiutarci a capire meglio il nostro cosmo, e lo sta già facendo. Il telescopio circonda il Sole a 1,5 milioni di chilometri di distanza dalle interferenze terrene. Ha un ombrellone delle dimensioni di un campo da tennis, enormi specchi segmentati e attrezzature estremamente sensibili, progettate per scoprire dati precedentemente sconosciuti sul cosmo e la sua interezza. In questo periodo rilevato dal JWST, è noto come l'era appena esplorata rivela come hanno avuto origine le prime stelle e galassie. Gli scienziati sembrano avere solo parzialmente scoperto gli eventi alla base di questo processo, perché l'intero processo si basa su una fisica insolita. Tuttavia, ora che l'era del Big Bang è stata scoperta utilizzando il telescopio James Webb, i cosmetologi saranno in grado di approfondire ulteriormente gli eventi precedentemente inspiegabili. Ciò comporta dimostrare la validità delle loro migliori teorie di consenso o identificare le lacune nella comprensione che possano portare a nuove scoperte. Ciò include tutto, dagli impatti sconosciuti della materia oscura e dell'energia oscura all'interazione tra il gas Starlight e la polvere. Tali osservazioni dovevano richiedere tempo, perché le previsioni originali prevedevano che le prime galassie sarebbero state così piccole che il JWST avrebbe avuto difficoltà a rilevarne alcune durante i suoi esami. Il potente telescopio da 10 bilioni di dollari, tuttavia, ha dimostrato che le previsioni sono entrate e ha riportato astronomi e cosmologi al lavoro non appena ha restituito le sue prime foto dell'universo lontano. Dopo aver ottenuto le foto, astronomi come Naidu hanno iniziato a scoprire numerose galassie che hanno resettato tutte le previsioni su dimensioni, età e luminosità. È stato un momento insolito che ha quasi fatto prendere del panico agli scienziati, perché Naidu non è stato l'unico a fare queste scoperte. Diverse organizzazioni di
ricerca hanno anche scoperto informazioni basate sulle foto restituite dal JWST. È quasi diventato una competizione poiché la notizia di ulteriori galassie da record continuavano a invigorirsi da varie organizzazioni di ricerca. Era qualcosa che gli astronomi non si sarebbero mai aspettati. Poco dopo che il JWST ha scoperto queste galassie, teorici e osservatori hanno iniziato a studiarle per spiegare il fenomeno. Cominciarono a chiedersi se la morte di galassie iniziali insolitamente grandi e luminose fosse un miraggio o se fosse dovuta a difetti nelle osservazioni iniziali del telescopio. Ma se questi risultati fossero veri, potrebbero essere spiegati dagli attuali modelli cosmologici? Queste scoperte potrebbero essere la prima indicazione che l'universo è più strano e più intricato di quanto previsto, anche delle nostre teorie più audaci. La rivelazione del JWST mette a repentaglio la nostra comprensione di come il cosmo che conosciamo si sia formato dal caos primordiale. Ciò indica che le prime scoperte del JWST potrebbero essere un fattore nelle ricerche di scrittura dei primi capitoli della storia cosmica, che comprendono non solo epoche lontane e galassie lontane, ma anche l'esistenza umana nella nostra famiglia della Via Lattea. Mark McCugran, consulente senior per la ricerca e l'esplorazione presso l'Agenzia Spaziale Europea, ha commentato le scoperte del JWST dicendo: «Tu costruisci queste macchine non per confermare il paradigma, ma per romperlo. Semplicemente non sai come e quando si romperà. Le osservazioni del JWST delle prime galassie sono in corso da miliardi di anni, ma possono essere ricondotte solo allo Space Telescope Science Institute STSCI nel 1985. Il telescopio spaziale Hubble, il precursore del JWST, era ancora 5 anni dal lancio su una navetta spaziale all'epoca, ma Garth Illingworth, allora vice direttore della STSCI, è rimasto preso alla sprovvista quando il suo capo, Riccardo Giacconi, morto nel 2018, gli ha fatto una strana domanda. Giacconi chiese al suo vice cosa sarebbe successo dopo che Hubble avesse fatto le sue prime scoperte. Illingworth è rimasto stupito dalla domanda e ha protestato riguardo il fatto che c'era ancora più lavoro da fare sul telescopio spaziale Hubble, ma Giacconi si è rifiutato. A seguito di quel discorso, Illingworth ha riunito un team e ha iniziato a sviluppare concetti concettuali per il telescopio spaziale di nuova generazione, il telescopio James Webb. È stato successivamente chiamato dopo l'ex amministratore della NASA, James Edwin Webb. Nel dicembre 1995, gli astronomi hanno diretto il telescopio spaziale Hubble verso una zona di cielo apparentemente vuota per 10 giorni di fila, sottolineando la necessità del telescopio JWST. Diversi esperti hanno previsto che l'osservazione di Hubble per 10 giorni non avrebbe prodotto nulla, rivelando solo poche galassie deboli nel migliore dei casi. Tuttavia il telescopio spaziale Hubble li ha stupiti. L'immagine del campo profondo di Hubble ha rivelato che la regione vuota a cui stava indicando aveva migliaia di galassie risalenti a 12 miliardi di anni fa, nell'esistenza di 13,8 miliardi di anni del nostro universo. Illingworth, che ora è un astrofisico all'Università della California di Santa Cruz, ha ricordato la scoperta, notando che le galassie erano ovunque. Il campo di Hubble ha dimostrato che l'universo primordiale era più occupato e vivace di quanto la maggior parte degli scienziati avesse mai previsto. È diventato un tesoro perduto, ma ora trovato per astronomi e scienziati che si sono presi il tempo di esaminare attentamente, nonostante quanto fosse strabiliante il Deep Field di Hubble. Ciò ha portato alla nascita del telescopio James Webb. Il telescopio James Webb è stato lanciato il 26 dicembre 2021, dopo più di 2 decenni di duro sforzo e innovazione, al costo di 10 miliardi di dollari. Il suo viaggio è iniziato e è arrivato nello spazio un mese dopo. Il JWST deve passare attraverso test rigorosi a questo punto per garantire prestazioni ottimali. Questo test è proseguito fino a luglio 2022, quando era pronto per iniziare il suo primo anno di osservazioni scientifiche. Soprannominato Ciclo 1 dagli scienziati, parte di queste prime osservazioni sono state impegnate in attività ad alto impatto, che abbracciano più discipline, i cui risultati sarebbero stati resi pubblici immediatamente. CEERS, Cosmic Evolution Early Release Science Survey, e GLASS sono due di queste discipline. Il Grissom Lens Amplified Survey from Space ha trascorso decine di ore a fissare distinte piccole regioni del cielo
a caccia di galassie nel primo universo. Gli scienziati non si aspettavano molto dal JWST, ad eccezione di una versione più nitida del campo profondo di Hubble e della scoperta di galassie estremamente lontane dopo alcuni cicli di dati da più programmi. Tuttavia il telescopio James Webb ha rapidamente mostrato il suo valore, poiché le serie iniziali di osservazioni hanno prodotto le galassie e le immagini osservate da Naidu e altri astronomi. L'afflusso di articoli scientifici riguardanti le osservazioni iniziali del JWST non è stato casuale, poiché astronomi e teorici hanno iniziato a produrre articoli scientifici e ipotesi sulle loro scoperte quando i primi dati hanno iniziato a scendere. Tuttavia, diversi scienziati erano preoccupati per l'idea di avere numerosi articoli accademici sulla prima serie dei risultati. Klaus Pontoppidan, uno scienziato del progetto presso STSCI, ha evidenziato le sue preoccupazioni sostenendo che le persone nei gruppi di ricerca potrebbero aver affrettato le cose. Ha spiegato perché, affermando che le prime sfide di collaborazione con JWST, ad esempio, potrebbero aver influenzato alcuni risultati. Nathan Adams dell'Università di Manchester in Inghilterra e i suoi colleghi hanno scoperto che quando una galassia con un redshift di 20.4 è stata ricalibrata a un redshift di soli 0.7 possono verificarsi grandi cambiamenti. Tuttavia, considerando il numero totale di galassie di redshift JWST High, è improbabile che queste difficoltà vengano superate. A causa del gran numero di galassie osservate e dei rapporti fatti dagli scienziati che le hanno scoperte, la possibilità che tutti i risultati scientifici siano errati sono scarse. Di conseguenza, gli scienziati stanno cercando osservazioni di follow-up utilizzando il telescopio James Webb. In effetti, più gruppi di ricerca hanno presentato domande chiedendo più tempo per utilizzare il telescopio James Webb per gli studi spaziali. La maggior parte di queste idee cerca di indagare le prospettive per High Redshift Galaxy. Indipendentemente da ciò, sono previste altre iniziative nella ricerca di galassie lontane con il progetto Cosmos Web, che è uno di questi. La missione dovrebbe aggiungere alle popolazioni conosciute dalle prime galassie studiando una vasta area del cielo per centinaia di ore, forse un mese o più. Gli scienziati stimano che altre migliaia di galassie devono ancora essere scoperte e che questa missione aiuterà a trovarle. Ascoltiamo i tuoi pensieri nella sezione dei commenti qui sotto.